principalmente dal fattore campo la salvezza del Caggi, che inizia tra le mura amiche il suo 2024, ospite al Valentino Mazzola e il Villarosa San Sebastiano, che veleggia a quota 16 punti, distante alla zona playoff ma allo stesso tempo lontana dalla zona salvezza, 6 i punti in classifica, penultimi davanti solo all'AC Catena per l'11 giallo-granata, che in questo girone di ritorno dovrà pedalare forte e macinare punti dentro e fuori casa per cambiare inerzia ad una prima parte di stagione fin qui deludente. Passiamo al fine di questa sfida. Dopo 6 giri di lancetta, la punizione di Criado respinta dalla barriera, ci riprova allora il numero 8 dentro per Scalise, il suo è un assist per Campanella che da pochi passi centra il legno, si resta sullo 0-0. Risposta Villarosa al minuto 24, punizione di Fulisi che arriva a Palermo, risposta il pallone sul destro, leva la sicura, trova solo il fondo campo. 38esimo, Santitto di testa mette dentro trovando lo stop di Turai, con la mano l'arbitro lascia proseguire tra le proteste gaggesi. Possibile calcio di rigore non concesso dal direttore di gara sul finire di frazione, rimessa laterale in the box, prolungata sul secondo palo per Palermo che calcia trovando la provvidenziale chiusura da parte di Bambara. Termina così la prima frazione di gioco, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali, ma dopo 4 minuti dal rientro in campo delle formazioni, il lancio lungo dalla difesa per Palermo che con un bel pallonetto manda in rete per il vantaggio del Villarosa San Sebastiano, 0-1 al Valentino Mazzola. Poco dopo l'ora di gioco, all'occasione anche per raddoppiare la compagine palermitana, palla messa dentro da Camarà per Rape che calcia mandando sul fondo. Al 66esimo inizia girandola di cambi dentro Lanzoni e La Piana in luogo di Batticciotto e Mannino. Minuto 76, Camarà in azione personale va alla conclusione con il destro, una puntina che termina a fondo campo. 79esimo dentro lo Iacono per Bambara, 2 minuti più tardi rimessa laterale di Criado allontanata dalla difesa, recuperato dallo stesso Criado che trova la mano di Camarà, questa volta non ha dubbi il direttore di gara, dal dischetto si presenta lo stesso numero 8. Minuto 82, va Criado, potente centrale per l'1-1 del Caggi, la sfida è tutt'altro che finita al Valentino Mazzola. 3 minuti più tardi Rape apre per Bagayogo che calcia trovando la respinta di Vecchio, la sfera arriva poi dopo un batti ribatti in area di rigore, ancora un super Vecchio a salvare il risultato al primo minuto di recupero, però punizione battuta veloce dalla Piana per Saglimbeni che gonfierebbe anche la rete, ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco più che dubbio. Ancora una volta tra le proteste dei padroni di casa verrà espulso anche il tecnico giallo granata Adornetto, non c'è più tempo al Valentino Mazzola, termina 1-1 la sfida, la prima del 2024 tra Caggi e Villarosa San Sebastiano. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.